Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, oggi un trucco leggero, velocissimo, nei colori del nude con questa paletta della Maybelline. Allora, ho già fatto un pochino di base, come potete vedere, quindi faremo proprio una cosa veloce, veloce. Allora, se riusciamo a aprire la paletta, perché eccola qua. Voilà, la paletta è questa. Guardate, i colori sono molto belli. Allora, io inizio come sempre con l'interno, con questo colore qua. Sotto, sulle palpebre ho messo questo correttore, non riuscivo a trovare il primer e allora ho messo quello, tanto più o meno. Allora, poi prendo questo colore che è un po' rilucente e lo metto nella parte alta. Voilà. Adesso scelgo questo color tortora e lo metto sulla palpebra. Poi rifinirò col pennello, ma adesso lo metto con le dita in modo da cominciare a dare il questo colore qui, sempre nella parte più laterale, qua, sia da un lato che dall'altro. Vedete che le mie dittina fanno il loro lavoro. Adesso prendo questo pennello, che spero si veda, che è tipo di pennello, con uno di questi pennelli un po' cicciottino o schiacciato. Prendo un colore intermedio e lo passo qui sopra in modo da fare, ecco, un pochino di sfumata. Quando sfumiamo con questo e via. Vediamo un po' come lo tiro. In questo modo. Adesso prendo un altro pennello perché voglio, ecco, togliere un po' di, perché con i pennelli, al contrario che con le dita, io mi regolo un po' meno bene, nel senso che quando uso i pennelli tendo sempre a caricare un po' troppo. Tra l'altro questo si sfuma benissimo, quindi non c'è neanche proprio bisogno di farci grosse cose. Allora, adesso mi pulisco il dito, guardate un pochino e metto un dito umido il dorato qua. Ok, guardate un po' se vi piace. Dorato qui in mezzo. Prendo di nuovo lo stesso pennello, visto, facciamo questo lavoro così di nuovo che sì. E riprendo nuovamente quello bianco e lo metto qua in cima perché no, ecco, uso anche l'altro dito, se no sporco la cialdina. Voilà, direi che siamo a postissimo. Uso questo mascara, facciamo questo lavoro qui questa volta. Ok, e questo è il mascara che piace a me, vedete, quello con questi aggeggini. Mi hanno trovato da dire che uso di punta il mascara, ma sinceramente io non ho il problema, non devo fare cose pazzesche, quindi io lo uso così. Secondo me invece me le divide bene e funziona in questo modo con le mie ciglia. Poi ognuno fa quello che gli pare. Se chi vuole utilizzarlo in un altro modo lo usa in un altro modo, io preferisco usarlo così. Non è che ci sia
ci sarà il modo accademicamente corretto e il modo invece che si può usare, che usa le persone normali che non hanno voglia di. Voilà. Questo è a posto, allora avevo ancora un pochino di questo eyeliner, vediamo se funziona bene ancora, perché secondo me è quelli a pennellino, eccolo qua, guardate, perché così lo facciamo sottile oggi, che io di solito vado con la linea piuttosto spessa. Questa è l'unica cosa che ha, che ci mette un bel po' ad asciugare. Purtroppo. Io sono una persona un po' impaziente e quindi quando devo. Guardate, che pasticciona. Quando devo usare questo. Un fioc giù di sotto, quindi prendo solo un angolino piccolo, ecco, faccio questo lavoro qui per pulirlo. Vedete? A volte proprio con un angolino asciutto, ecco, io lo lascerei così, non farei null'altro, tanto il mio trucco solito. Perfetto. Io vi saluto, vi do un bacione. Ciao.